Teologiche, tasse fumanti di tè per salotti e racconti liquidi, a cura di Micaela Mazzoli, personal trainer naturopatico e il suo staff, direi. Sì. I rituali del tè attraverso i cinque sensi, i segreti per la salute e i relativi significati simbolici degli alimenti che accompagnano la sua degustazione. Buona ora del tè, con Micaela Mazzoli, il suo staff. Grazie Max, grazie. Allora, mi si sente? Max, mi si sente? Sì? Poco? Poco? Ditemi voi se si sente poco e... Ok. Allora, abbiamo tre quarti d'ora per fare un viaggio liquido e comincerei immediatamente da quella che è un po' la storia del tè per farvi entrare nella mitologia e nella simbologia di quello che è un liquido che ha la capacità di mettere insieme spirito, meditazione e materia, anche se minima, ma materia in qualche modo. Il viaggio del tè è un viaggio che ha varie mitologie che lo raccontano e in Cina ha una storia dedicata a un grande personaggio chiamato Shennong, che è un sovrano che aveva fatto un editto molto famoso all'epoca: fate sempre bollire l'acqua prima di berla. Questo era l'editto più famoso che aveva promosso. In realtà diventa famosissimo per i cereali e non a caso tutte le volte che lo rappresentano ha sempre in bocca una... c'è chi dice una foglia di tè, c'è chi dice una spiga di grano. In realtà non si sa. E quest'uomo, si dice alto 2 metri, viaggiava insieme alla sua carovana di, diciamo, seguaci nei boschi dello Yunnan in Cina. Questi boschi di piante altissime erano i boschi in realtà con il microclima migliore in assoluto della Cina e per chi voleva meditare si diceva che era un luogo sacro. Si naturalmente accamparono, fecero bollire l'acqua e in quel momento cade una foglia di tè. Quindi le foglie di tè in realtà erano su alberi altissimi, perché l'albero normalmente era alto 30 metri. Oggi voi conoscete delle piantagioni che si chiamano table tea, che sono molto basse perché vengono raccolti continuamente, ma il tè nasceva per diventare un albero di 30 metri e creare dei boschi veri e propri. Quest'uomo, nel momento in cui sente il tè, sente questa capacità di rimanere tonificato di tutto quello che lui stava cercando nel bosco, lo trova in questa tazza di tè. Quindi Shennong è la prima grande figura che parla di tè in Cina, anche perché si dice che il tè nasce in Cina. E il primo tè che sentiremo in realtà va un po' a forse sminuire questo racconto, perché il primo che sentiremo invece è un tè nero occidentale che noi abbiamo in qualche modo addomesticato per noi. E qui abbiamo un altro percorso che il tè ha fatto, perché quello che ha sentito lui era tè verde, che sentiremo successivamente, ma quando arrivò da noi era nero. Perché era nero? Perché naturalmente nei viaggi, nelle fermentazioni, nelle stive delle navi, in tutto quello che è stato il percorso lungo 9 mesi all'interno di questi, a volte clipper, a volte navi molto più lente, il tè naturalmente fermentava. Forse marciva, forse diventava, non si sa, altro. Sta di fatto che quando arrivò per la prima volta in Olanda, infatti i primi sono stati gli olandesi e i portoghesi, arrivò in Olanda, arrivò una cosa putrescente, messa in acqua, era il tè nero che conosciamo noi. Tornare indietro e tornare al tè verde oggi vuol dire riscoprire invece quello che è stato il viaggio che lui ha fatto in questi boschi meravigliosi e tornare a un sapore al quale non siamo abituati. Quindi sentiremo per primo il tè nero, che però non è il suo, è il nostro, e poi torneremo piano piano indietro in questo percorso. Oltre a Shennong, però, parlando di meditazione e parlando di mondi nei quali si viaggiava per cercare lo stato migliore, l'equilibrio migliore per l'animo, si parla anche di Giappone e lì abbiamo un altro mito, che è Bodhidharma. Bodhidharma
invece fu famoso per un altro motivo legato al tè, e parliamo sempre di tè verde. Lui cercava invece la vigilanza, e la parola particolare, che è molto difficile da tradurre in italiano perché non c'è, vacuità, una parola che per noi ha un significato poco usato anche, e questo stato di distacco che gli permetteva di vivere tutto e di sentirsi il tutto e il niente, lo trova e lo va a cercare anche lui in uno di questi spazi. Ma come, a differenza dell'altro che fa bollire l'acqua e la foglia cade, lui stava cercando dentro se stesso, e qui iniziano a vivere due modalità molto distanti e molto diverse di concepire la vita. Nel mondo cinese il tè viene vissuto in maniera taoista, quindi cerca di fare il tè il migliore, il più buono, prendi la materia e curala perché venga il tè migliore. In Giappone Bodhidharma invece, cercando quella che è la sua meditazione interiore, in quel momento, vedendo che rischiava di addormentarsi, strappa le sue palpebre, le getta a terra, e come notate dalla forma della palpebra, nasce immediatamente una pianta, che è la pianta del tè, e che ha la forma della palpebra dell'occhio, si dice, di Bodhidharma. E nasce per portarlo alla vigilanza, quindi è più il gesto di staccarsi le palpebre in realtà che una buona tazza di tè. E lì nasce la modalità zen. La modalità zen di bere il tè invece è: non ha importanza ciò che stai bevendo, ma come lo fai. Quindi il Tao dà importanza al contenuto di quello che bevi, lo zen a come lo bevi. Noi in Occidente invece abbiamo preso un'altra modalità ancora, che è quello di prendere una pianta che aveva dei valori non solo mistici ma soprattutto di salute, e di renderla invece una bevanda femminile, perché all'epoca il caffè era la bevanda maschile per eccellenza, le donne non avevano niente per avere una rivalsa anche sociale, e quindi decidono che il tè diventa in quel momento il valore della propria sensibilità e fragilità, e decidono di avere una bevanda femminile che corrisponde anche alle modalità, e veniva bevuto in segreto. Ancora oggi, se andate a Londra e cercate magari la famosa Twinings, immaginatevi non di trovare un palazzo, portoni grandi che vi si aprono, ma una porticina piccola esattamente come questa, perché le dame arrivavano di corsa in carrozza, scendevano di nascosto, si inserivano all'interno di questa porticina, e c'era un corridoio lunghissimo dove arrivavano nel salone da tè, ed erano solo ed esclusivamente donne. Quindi il tè nasce come valore per un orgoglio estremamente femminile, ed è il simbolo veramente della complicità delle donne. Il primo che sentiremo è proprio dedicato a questo mondo femminile, viene dalla zona del Darjeeling, o Darjeeling a seconda di come preferite pronunciarlo, ed è il tè nero indiano. Allora, è indiano il tè, è cinese il tè? Ma si dice che gli inglesi abbiano rubato insieme alle piante del tè anche i cinesi e li abbiano trasportati dentro delle gabbie, proprio per portarseli in India, perché non riuscivano a coltivare le piante del tè in India. Poi c'è chi dice oggi, logicamente gli indiani dicono no, no, assolutamente non è vero, noi avevamo le nostre piante del tè. Non si sa la verità, assolutamente, non la sapremo mai. Si sa solo che però esistono ancora le gabbie dove c'erano dentro i cinesi, che venivano trasportati in India per portare avanti le piantagioni. E il tè in India diventa diverso, diventa più largo, più grosso, se vogliamo anche più generoso, ha un altro stile, diventa assamico, e quindi sosteneva bene il sole, e a quel punto diventa tè nero, che fermentando poteva arrivare tranquillamente da noi. E l'altra cosa simpatica, sempre parlando di tè nero, le prime volte che venne inviato ai regnanti, cioè alla regina, come oggi noi abbiamo i nostri rappresentanti che, quando ci vogliono far vedere una campionatura, non so, magari di prodotti, ci creano
una tabella con tanti elementi, non so, tante forme di dolcificanti, tante forme di frutta, e hai una tabella. Allo stesso modo i cinesi si erano organizzati per far vedere che avevano tanti giardini del tè da vendere alla regina d'Inghilterra e avevano naturalmente i bacchi da seta che gli permettevano di fare delle bustine trasparenti meravigliose di seta in cui inserivano tutti i vari campioni. Quindi su una bellissima cornice di legno attaccarono tanti campioni in queste bustine di seta. E naturalmente la regina d'Inghilterra disse: che bella questa formula, abbiamo le bustine del tè. In realtà erano semplicemente campioni e non bustine da prendere da mettere dentro l'acqua. Quindi dietro ci sono tanti fraintendimenti che sono diventate oggi per noi delle abitudini. Il tè quindi nero che vi sta arrivando invece è il tè libero, perché il tè va sempre liberato in acqua. La danza del tè in acqua è la danza che per prima vi deve attirare a livello visivo e farvi capire se quello che voi state vedendo, come dicono in Oriente, rispecchia il movimento della vostra anima. È la prima forma di meditazione che dovete fare guardando le foglie e come si muovono. Ogni cinese nel suo giardino ha una capacità di creare la foglia per propiziarsi o in qualche modo avvicinarsi a quello che sarà il futuro, perché piantano e poi dopo molti mesi andranno a raccogliere, e a seconda della lavorazione cercheranno di far notare un'unicità che loro hanno visto in quel momento nel cielo, e taglieranno, cambieranno, strizzeranno, arrotoleranno quelle foglie per creare una danza unica nell'acqua. Quindi a livello visivo la prima cosa che viene fatta di solito è proprio guardare come si muovono le foglie. Poi l'arte del tè si è talmente specializzata che hanno iniziato a cucire queste foglie fino a fare quelle meravigliose aperture di fiori che sbocciano nell'acqua, in modo tale che l'aspetto visivo venisse veramente soddisfatto. L'altra cosa interessante è il colore del tè. Il tè ha tantissimi colori, esiste da nero, abbiamo scoperto, a bianco, giallo, blu, verde azzurro, rosso, e ogni colore, molte persone pensano che sia una tipologia diversa di tè. No, è semplicemente una lavorazione. Quindi oggi oltretutto proveremo, il primo è un nero, il secondo che proveremo è un verde, il terzo che proviamo è un blu. E la pianta ha la stessa capacità di parlare, ma l'arte di comunicare ce l'ha chi strappa, chi taglia quella pianta piegando in maniera corretta il getto, e poi di saperla lavorare in modo tale da darti quel colore preciso che parla alla tua anima, quel colore che si confà con la giornata, quel colore che si confà con la parola sulla quale vuoi meditare. Il tè nasce per ambienti e zone di meditazione. Lu Yu è stato quello che ha scritto il famoso canone del tè, perché all'epoca la coltivazione del tè e tutte le modalità della preparazione del tè portavano la persona a disciplinare il suo spirito, e quindi capì che ti portava a diventare un sovrano, un regnante, un nobile, avere questa capacità di rimanere concentrato su te stesso. A questo punto nasce il canone del tè, e in Giappone, arrivando invece attraverso non un agronomo come Lu Yu, ma un monaco, il tè diventa religioso. Quindi la modalità Tao in Cina viene lasciata ai maestri, la modalità Zen in Giappone viene data ai monaci. La stessa foglia quindi in Cina viene cotta sul wok, perché deve prendere il fuoco dello spirito diretto. In Giappone invece viene vaporizzata, perché deve comunicare allo spirito in maniera indiretta. Questi modi poi vengono inseriti un po' come per, mi permetto, non è una mancata di rispetto, un po' come i fiori di Bach, un po' come
lo spirito degli alberi, un po' come quello che è la capacità di memorizzare quello che ti voglio attraverso le memorie dell'acqua. In Giappone i monaci prendono il tè, lo portano esclusivamente nei monasteri e fanno una codifica, cioè iniziano a strutturare una modalità che doveva essere esclusivamente per samurai e doveva servire prima di andare a morire. E quindi il tè era associato a un momento estremamente sacro, perché davanti a quella tazza tu dovevi vedere tutta la tua vita. Ecco perché doveva essere trasparente il tè e la tazza doveva essere nera, perché non dovevi avere paura del mistero della vita. L'opposto di quello che facciamo da noi, tazze bianche, tazze colorate. E in Cina invece la tazza era quasi sempre, per i regnanti, azzurra, perché l'idea era quella del cielo, cioè dovevi comunicare con il cielo e quindi la tazza era quasi sempre blu. Oltre a quelle che sono, a parte la storia, ci sono degli aspetti, non so se state già degustando, ok, il nero, ok. Due parole sull'aspetto invece botanico, molto veloce. Il nero che voi state gustando è un tè che nasce solo per il piacere e quindi dà semplicemente un piacere fisico, e i tannini e diciamo la capacità di stimolare, non è esatta la parola ma non c'è tanto il tempo di spiegarvela, l'aspetto del nostro sistema neurovegetativo, quindi sistema nervoso, dà a noi la capacità di sentirci molto più tonici. In Inghilterra ha molto successo perché grazie al tè tolgono l'alcolismo all'epoca vittoriana, riescono ad abbassare completamente, drammaticamente, gli stadi di alcolismo. Quindi il tè in realtà ti faceva sentire meno la fame e soprattutto ti dava questa carica per cui non sentivi neanche il peso del lavoro. E nascono tanti orari, so che molti di voi conoscono il rito delle 5, cioè il 5 o'clock, ma in realtà il più famoso è il rito delle 7, che si chiama high tea, cioè tè alto, perché arrivavano a casa da lavoro e non potendo mangiare perché non c'era assolutamente niente da mangiare, stavano in piedi e bevevano una tazza di tè con del latte. E molte persone che oggi pensano che il rito del latte nel tè in realtà sia una cosa molto raffinata, era una cosa da poverissimi. Perché il tè col latte ha lo stesso effetto del cappuccino, perché la caffeina, quando incontra la lattalbumina, è indigeribile. E quindi che cosa succede? Che tu tieni questa cosa qui per 4 ore e ti dà la sensazione di non aver fame, ma è abbastanza triste come... Quindi ancora oggi io consiglio, non mettete il latte nel tè, non fatelo neanche come rito inglese, perché non è un rito vero e soprattutto fa decisamente male alla salute, assolutamente. Oltre a questa tipologia di ritualità, il tè nero, oltre al piacere, non dà assolutamente nient'altro. Non è per sfatarvi un mito, ma... Quindi... I lieviti che sono contenuti nel tè nero oltretutto danno una dinamica di sedimentazione che nel tempo andrebbe poi ogni tanto ripulita. Quindi il tè nero prendetelo solo ed esclusivamente per il piacere, diciamo proprio di sentirvi tonificati, ma assolutamente nient'altro. Adesso invece entreremo nel tè verde, il tè cosiddetto della salute, perché è veramente della salute, non solo dell'anima, dello spirito, della quiete, della vacuità e della pace, ma per le caratteristiche meravigliose che ha questa foglia. Non nasce in infusione. Se voi andate in Tibet, questo prodotto lo trovate in una zuppa con tanto di cipolle, scorze d'arancia e tanto di spezie, oppure pestato col burro di yak, e quindi è salato. Non è dolce e non è fatto come lo intendiamo noi, perché nei lunghi viaggi dava questo effetto di non sentire mai la stanchezza e non sentire il freddo. E quindi in realtà veniva mangiato in una zuppa. Oggi invece il tè verde fatto
fatto in maniera corretta, quindi mai assolutamente vi consiglio di utilizzare un tè e superare gli 85 gradi perché lo uccidete. Mai superare, se potete, se non è un tè bianco, non superate i due minuti e mezzo in generale per un tè verde. E quello che stiamo provando è un tè verde a cui gli inglesi hanno rovinato il nome. Si chiamava gocce di rugiada e gli inglesi hanno pensato bene di chiamarlo polvere da sparo. Quindi, semplicemente per l'effetto, continuate a chiamarlo gocce di rugiada, che è decisamente meglio, e perché l'effetto era quello. Cosa facevano? Prendevano le foglie, le arrotolavano, facevano delle piccolissime palline, così durava molto più a lungo e dava la sensazione proprio di queste piccole goccioline di rugiada, e perché il tè andava fatto con la rugiada. Il motivo era questo. Il tè quasi sempre non si poteva utilizzare l'acqua ferma, ma solo l'acqua o di rugiada o comunque di sorgente. L'acqua di rugiada era quella che il tè preferiva, perché era la sua stessa acqua e quindi voleva la sua rugiada per fare il tè. E nei canoni troviamo proprio, qui vedete le immagini del trasporto del tè, quindi immaginatevi che non era proprio leggerissimo. E vi faccio vedere altre due immagini, scusatemi che qui vedete tutte le, una casa del tè. Allora, passerei alla salute, Matteo, se puoi farmi le altre slide per fargli vedere l'effetto del tè verde. La capacità del tè verde invece è estremamente curativa, perché nel momento in cui la pianta viene, la fogliolina viene tagliata piegandola verso il basso, si narra anche di tè bianchi raccolti non solo con i guanti ma con le forbici d'oro, ancora oggi, non è una battuta, non è una cosa storica, è una cosa che si fa assolutamente ancora oggi. Da noi non arriveranno mai, sono prenotati circa 10 anni prima, quindi scordatevi che se non andate là a prenderli e poi anche rubandoli, perché è impossibile. Sono i tè cosiddetti imperiali, e sono tè che a seconda di come strappi la foglia, ecco perché ci vuole queste monache, perché sono monache che fanno questo mestiere, non devono metterci l'alito e quindi vengono coperte, e non ci deve essere sudore della propria mano. Per quale motivo? Non è un vezzo, assolutamente, perché ogni volta che noi strappiamo, in quel momento comincia una forma di non solo ossidazione, ma un incontro all'interno della linfa degli elementi, perché strappando iniziano a incontrarsi. L'ossidazione inizia in quel momento lì, e se non siamo precisi nei tempi di ossidazione e di blocco dell'ossidazione, automaticamente noi perdiamo i principi attivi. In Cina, dato che si vive anche di sapore, perché il tè deve essere soprattutto buono, ogni pianta ha una capacità di darti, a seconda della prima, la seconda, la terza, la quarta foglia, di darti un effetto diverso. E so che molte persone, se per esempio sono andate a mangiare nei ristoranti naturali, conoscono il bancha o kuki cha o oji cha, che sono i tè che contengono meno teianina o caffeina in assoluto, perché non sono presi in alto ma sono presi in basso, perché la pianta del tè porta sempre verso l'alto la caffeina, e quindi in realtà le prime, diciamo, le prime due foglie sono quelle che ne contengono assolutamente di più. Ecco perché il tè verde ne contiene veramente tanta, ma sapendola calibrare nel taglio e nell'ossidazione ne prendi quella che ti serve o quella che in quel momento è giusta per quel tipo di tè. Ma le caratteristiche salutistiche del tè sono date soprattutto dai polifenoli. Viene ritenuto un prodotto che ha capacità di non far sedimentare quelli che possono essere elementi chiamati cataboliti o comunque elementi tossici o dannosi all'interno del nostro corpo, perché rende estremamente flessibili tutte le nostre, il nostro sistema linfatico e anche circolatorio.
e mantiene, diciamo, puliti i nostri quelle che sono le zone dove normalmente ci potrebbe essere un rischio di sedimentazione. La sedimentazione può essere di vari elementi. Uno di questi, che spesso sento dire, mi hanno detto che per il colesterolo o mi hanno detto che per i grassi. Sì, perché comunque fa parte di quegli elementi che si sedimentano e il tè tende, aiuta in qualche modo a farli scorrere. Il tè non ha una capacità contro qualcosa, non va mai contro, il suo modo di vivere è proprio pantarei, scorri, la capacità di renderti elastico come la foglia, quindi non è mai aggressivo verso un elemento, assolutamente, semplicemente non fa in modo che si depositi, tutto lì. E quindi si parla anche del fatto che molte persone a volte mi dicono, ma amici mi hanno detto che se io sto facendo una cura e bevo il tè, la mia cura funziona di meno. Sì, in parte sicuramente può essere vero, perché se quella cura sta passando in quel momento e tu bevi il tè, sicuramente te la fa scivolare più facilmente, ma con questo non vuol dire che viene contro, anzi tende a mantenerti e a farti recuperare quella che è una vitalità data proprio dalla nostra elasticità. Quindi non ha controindicazioni. Molte persone mi dicono, ma non potrebbe avere controindicazioni a berne molto? Immaginatevi che in Cina, in Giappone, la salute per un cinese sono 10 tazze di tè al giorno. Quindi noi non ci arriviamo neanche. Quindi mi sembra che non ci sia questo rischio. Proprio, anzi, da noi i medici ne consigliano 3 al giorno. E non ha problemi se viene utilizzato durante i pasti, dopo i pasti, assolutamente, non ha controindicazioni praticamente mai. Oltre a questo, il tè viene utilizzato come antibatterico meraviglioso, lo potete usare, lo usano come colluttorio in Cina, lo usano per le lavande intime, lo usano per pulire tutti i tappeti, le foglie utilizzate le mettono all'interno sotto il loro letto, oppure lo mettono all'interno dei mobili dove ci sono i panni. Quindi è un antibatterico meraviglioso, perché la caffeina in sé è un elemento che tende a difendersi. E quindi il tè verde veniva creduto da molte persone che lavorano con l'aura, veniva creduto un elemento purificativo ma anche protettivo. In realtà la caffeina si comporta così perché è il suo modo naturale di proteggersi. Se voi andate a vedere una pianta del caffè, ogni volta che butta intorno a sé piccoli chicchi o comunque fa cadere le drupe, intorno a sé ci sono poche altre piante, è il suo modo di difendersi dagli aggressori e dagli animali. Questo porta anche al nostro sistema una capacità di far entrare, di filtrare nella nostra vita chi si avvicina al nostro stile, chi si avvicina a uno stile con calma e con serenità al nostro modo di vivere. Non è protettivo, è semplicemente una capacità di fare filtro da uno stile di vita che io voglio mantenere. Il tè migliora la respirazione perché nasce in luoghi di meditazione, quindi apre il respiro. L'amarezza del tè dovete sapere che è stimolante per il metabolismo. Se vi è mai capitato di vedere la mappatura della lingua fatta dai medici del 1600, nella zona, diciamo quella più vicina alla nostra gola, c'è un'arcata di papille che sembrano dei bottoncini a forma di arco. In quella zona, nel 1600, i medici pensavano che lì si sentisse il sapore amaro. Beh, quella zona è inevitabile, ogni volta che mangiamo la strisciamo, no? E la cosa incredibile è che molte persone mi dicono, ma se io l'amaro non lo amo, ma perché devo proprio trattenerlo? Perché ogni volta che il corpo sente un po' di amaro, il cuore batte di più. Si alza il metabolismo, abbiamo tonicità, prendiamo coraggio nella vita. E i samurai utilizzavano il tè per questo motivo, perché non avevano più paura. E quindi mettersi davanti a una cosa così delicata, saper gestire una cosa delicata che parla di vento, di acqua, di elementi, per andare
ad affrontare, come dicevano loro, lo specchio di me stesso, perché nel tè dovevano cercare se stessi e uccidere se stessi, quella foglia aveva la capacità di farti sentire leggero nell'anima e nella scelta che stavi facendo, di fare un gesto di fiducia verso qualche cosa che era il mistero nella vita. Lo è stato per Shennong, lo è stato per Bodhidharma, voglio dire, lo potrà essere tranquillamente per un samurai. In Giappone il passaggio dagli uomini alle donne, le cosiddette geishe, è stato un passaggio inevitabile nel momento in cui i samurai non sono più stati presenti. La figura femminile della geisha ha preso il suo posto per mantenerne il rituale e l'idea di utilizzare il tè era quello di incantare l'anima della persona. Il tè ancora oggi ha un ritmo lento, non potete farvi un tè velocemente come un caffè e soprattutto vi dovete fermare, guardarlo, ascoltare l'acqua. L'acqua, non, se potete a casa, non mettetevi a guardare i gradi, a guardare i minuti, perché non è così che nasce il tè. Il tè è un ascolto e quindi mettetevi in ascolto. E l'acqua, imparate a guardarla. Loro in Oriente insegnano a guardarla come se ci fossero degli occhi di pesci e dicono: quando l'occhio è piccolo come quello di un granchio, l'acqua non è ancora pronta. Quando l'occhio è grande come quello di una carpa, l'acqua è sbagliata, deve avere l'occhio del pesce. Qui è un modo che è diverso, vuol dire ritornare a guardare le cose senza bisogno di essere eccessivamente razionali e matematici. E utilizzate quasi sempre, se potete, il dorso della vostra mano passato sull'acqua che bolle per capire se in quel momento è in sintonia con la vostra temperatura corporea. Perché guardare un termometro assolutamente non corrisponderà mai a voi. Oltre a questo, che sono la capacità di guardare l'acqua, il tempo del tè è il tempo dell'apertura della foglia. Quindi non state a guardare 2 minuti, che è veramente stupido. Guardate quando la foglia si apre, come si mostra a voi, come sta danzando. A quel punto capirete se è quello il momento che voi volete sentire della foglia. Lei dà un sapore meraviglioso in tutti i minuti, ma voi dovete trovare il vostro in relazione a lei e lei vi darà una risposta. Si dice che le foglie sono collegate al parlare perché corrispondono al nostro movimento della lingua. Beh, in teoria il tè nasceva per parlare con la tua interiorità e non con qualcun altro. E quindi in quel momento almeno guardate come volete parlare con voi stessi, perché quell'immagine, quel colore vi faranno vedere quel tipo di sensazione. Il tè verde, per capirne la qualità, prendetelo in mano, guardate che non si sbricioli completamente, non diventi polvere, perché vuol dire che è stato dimenticato e a quel punto ti darà, come dicono in Oriente, perdita di memoria. Poi non fate che sia troppo morbido, perché potrebbe avere delle muffe e quindi state attenti a quell'odore. Fate in modo che sia, come dicono loro, come vi sentite voi. Se quel giorno vi sentite rigidi e volete qualcosa di soffice, guardate come si muove. Se quel giorno avete bisogno di invece essere molto più ligi con voi stessi, cercate qualche cosa che sia molto più fragile, più delicato, magari anche più lineare. Ci sono dei tè che sono lunghi anche così, arrotolati in questo modo, e quindi parlano al vostro inconscio. Guardate l'immagine, non andate solo sulle caratteristiche del fa bene o non fa bene. Se sbagliate a fare il tè, si uccide in un attimo e quindi non fa più bene. Assolutamente. L'ultimo, siamo al terzo? Stiamo facendo l'ultimo giro di verde. I biscotti alle mandorle. Sì, facciamo gli abbinamenti e conosciamo gli abbinamenti come sono stati fatti. Da noi in Occidente il tè è quasi sempre stato abbinato a farinacei e quindi diciamo al mondo comunque del grano. In Inghilterra, che è quella che ha influenzato tutta l'Europa,
Di fianco al tè c'erano quasi sempre quelli che vengono chiamati gli scones, cioè sono dei panini salati, non dolci. La moda del dolce biscottino è francese, non è inglese, perché si volevano distinguere. E la farina ha come valore quello di portare la persona, tutti i cereali, in qualche modo a intellettualità, a fare. I cereali per noi sono lo stimolo, in qualche modo, per chi ha studiato macrobiotica sa che sono collegate al fegato, e quindi nella modalità dell'energetica del cibo, siamo in un cibo in cui il tè mi serviva per fare, e lo collegavano al lavoro, ok? Quindi per lavoratori, ecco perché il pane vicino. Quando invece andiamo in Oriente, il tè è collegato a elementi da staccare dagli alberi e quasi sempre legati alla stagione, mai fuori stagione. La mandorla è l'elemento quasi sempre vicino a una tazza di tè. Per loro la mandorla, anche in Ayurveda, è quell'elemento mistico che porta ad avere quel giusto grasso piacevole che rallenta l'effetto astringente e amaro che abbiamo sulla bocca, che permette di rallentare anche la fuoriuscita del tè e di trattenerlo, ma soprattutto ha un valore legato alla sempre rimanere svegli, soprattutto vegli, in uno stato d'animo in cui quella che viene definita la mandorla mistica o il terzo occhio viene mantenuto aperto. Quindi la combinazione non è legata al fare, è legata all'essere ed è completamente diversa dal nostro modo. In Giappone, a seconda della stagione, potete collegare, se siamo in inverno e quindi se per esempio volete fare un buon collegamento con un tè giapponese, collegateci legumi. Loro utilizzano quasi sempre azuki rossi al tè, e l'azuco rosso è quasi sempre collegato al rene e sul rene, e la capacità di percepire gli antenati e di sentire che azuki rosso, che è l'azuki nobile, che noi abbiamo fatto una scelta divina prima di incarnarci per la nostra anima, ci riporta nell'inverno, dove a volte le prove fisiche sono più forti, a ricollegarci con quel calore di chi ha superato quell'inverno, i nostri antenati. E quindi i fagioli collegateli quasi sempre al tè invernale giapponese, perché è una maniera di percepire anche dal loro insegnamento, da chi ha portato questo prodotto che oggi viaggia in tutto il mondo, è più bevuto, più del caffè, ci ha portato a questo. Poi hanno delle caratteristiche molto belle in primavera o in estate. In primavera si collegano ai fiori e quindi quando fanno i dolci li fanno, se possono, o con i petali o proprio direttamente con il succo delle prime gemme, e quindi fanno delle piccole gelatine perché è l'idea di fiorire. E poi abbiamo invece in autunno quasi sempre quello che è il, diciamo, la verdura, l'ortaggio dell'autunno. I legumi nell'inverno hanno anche un altro aspetto molto interessante a livello energetico, se vogliamo forse anche un po' leggendario in Oriente. Per loro il legume è la capacità di non aver paura e di superare tutte le paure, quindi viene chiamato anche il cibo karmico per eccellenza, parola che per noi non è chiara, è difficile da spiegare. Io quando ho chiesto a loro cosa intendevano per il cibo karmico durante l'inverno, chiamato anche loro, lo chiamano il cibo della trasformazione, della rinascita, intendevano il cibo che ti fa abbassare le aspettative. Ed è molto bello, perché quando ho cercato di capire cosa voleva dire abbassare le aspettative, in effetti noi ci creiamo più karma, più aspettative abbiamo eccessive. E quindi mi è piaciuta questa idea di ritornare un po' a questa meditazione, a questo sereno distacco dagli ideali e dalle ambizioni che a volte abbiamo.
Tutto ciò che invece porta a fiorire in primavera lavora su tutte le parti più delicate del nostro corpo e ha quei pensieri molto molto leggeri. Ecco perché il tè primaverile viene bevuto in una tazza, diciamo, molto più larga, perché si può raffreddare anche più velocemente, mentre in inverno la tazza deve essere alta e lunga, in modo tale che il calore rimane dentro e ti insegna a tenere il calore dentro di te. Arriva l'ultimo tè o ditemi che, così... È già partito. Allora, entriamo nel mondo del tè, scusate che vado un po' veloce perché non so neanche il timing, datemi un timing, non so quanto manca. Ok. L'ultimo tè cosiddetto blu, tè verde azzurro, quello che sta per arrivare, quello che stanno per preparare, viene ritenuto magico per la salute, è il tè per eccellenza curativo, Oolong, Wulong o Drago Nero. Perché? Quando stacchiamo quella foglia, chi lavora questo tipo di tè prende tutto il bordo della foglia e lo stagliuzza leggermente. In realtà non è uno stagliuzzare, è un proprio come quando noi vogliamo un po' sgualcire, un po' stropicciare. E la foglia diventa dentro verde, fuori nera. E quindi mette insieme gli aspetti oriente e occidente. Ma dell'occidente prende il meglio, perché non prende tutta la fermentazione, non prende i lieviti, prende semplicemente degli alcaloidi particolari che hanno la capacità di veicolare i polifenoli. Questo tè, adesso vi faccio una piccola parentesi americana, perché gli americani quando scoprono una cosa poi dissacrano leggermente, ma leggermente, anche se... sono nel loro modo, l'hanno presa e hanno cominciato a vedere che siccome gli effetti dimagranti erano altissimi, se voi andate su internet trovate purtroppo Wulong, tè del dimagrimento. No, vi prego. È vero, fa anche questo, io non lo nego, però non nasce per questo motivo. Nasce semplicemente per riportarti al tuo stato, mettere insieme le tue contraddizioni. Cioè, cerca di farti accettare lo yin e lo yang e in questo modo tu ritrovi che le tue contraddizioni possono vivere in una tazza del tè. Allora, semplicemente dimagrisci se la tua forma era un'altra, non perché lui vuol farti dimagrire, perché se ragioniamo in maniera energetica e non ponderale, perché chi invece vorrà dimagrire non dimagrisce neanche con questo, cioè voglio dire, perdonatemi, però ha questa capacità di riportarti a uno stato tale di unione degli opposti dentro di te, verde e nero. Ecco perché si dice questa magia dello yin e lo yang perfetto. Viene chiamato il tè blu, è uno oltretutto dei tè più difficili da preparare, più costosi, è un semi fermentato, la preparazione è a volte anche preso, sotterrato nuovamente, poi disotterrato, quindi c'è veramente tanta lavorazione su questo tè e non è a caso che ha la capacità di portare degli elementi a livello di salute così stupefacenti che noi, se veramente beviamo anche solo una tazza di tè al giorno di Oolong, cominciamo a sentirci veramente molto più elastici, molto più leggeri e non permette in assoluto, ancora di più del tè verde, non permette la sedimentazione dei grassi in eccesso. E questo è vero. Ecco perché molti americani, logicamente, iniziano a vedersi dimagrire velocemente. E quindi questo è un po' l'effetto. Il tè blu, quindi, è un tè che nasceva per i sovrani, non nasceva, diciamo, per la gente comune che utilizzava tè verde. Il sovrano invece lo utilizzava come medicina, letteralmente, e non ne va fatto un uso quotidiano per sempre,
perché come tutte le cose che sono sacre vanno utilizzate ogni tanto vanno di nuovo desiderate e poi recuperate perché il corpo ne risenta l'effetto. Quindi i cinesi ti dicono mai tutta la settimana, 5 giorni solo, perché sono 5 le coppe degli organi, perché 5 è il numero che è nella tua mano. E quindi mai superare questo numero qui quando si beve, perché le altre 2 tazze sono per il tuo spirito e non per il tuo corpo. Quante tazze vi potete bere e quante volte si può fare? Beh, il tè si può fare tante volte. Cioè, voi prendete un pochino di tè verde e vi fate una tazza di tè, ma non si butta via. Dopo pochi minuti riversate, vi fate la seconda tazza di tè e vi dà degli altri elementi. Bevuto, vi fate la terza tazza di tè. Quante se ne possono fare? I mistici in Oriente ne fanno fino a 7. Noi che abbiamo perso la sensibilità, dopo il terzo non sentiamo più niente. Quindi non siamo abituati a percepire questi effetti così sottili. C'è chi ha notato che con il tè si può smettere quasi di mangiare. C'è una donna molto famosa che ha scritto un libro e che sicuramente qualcuno di voi conosce, che è Yasmin, che ha scritto un libro che si chiama Nutrirsi di luce. Lei vive esclusivamente con una tazza di tè al giorno. Quindi, se ha fatto la scelta del tè, come? Perché per l'italiana, non per il tè. Anche, ma ha scelto fra tutti gli elementi che c'erano il tè. Non ha scelto il caffè o non ha scelto la semplice acqua, ha scelto il tè. Perché sa che ha un valore molto importante anche a livello mistico. Quindi poteva anche non scegliere assolutamente niente, eppure di tutte le piante ha scelto questa. E quindi da una parte mi viene a pensare che forse c'è un valore. Oltre a questo, la sensazione di bere il tè durante il giorno per molte persone è quella di aver paura di essere eccessivamente carichi. Ogni ora ha il suo tè, quindi esiste un tè come il bancia che ha poca caffeina, questo è vero, ma esiste anche il tè bianco che, essendo la gemma apicale, la caffeina non è riuscita ancora a raggiungerla e quindi non contiene quasi caffeina, ed è il tè della sera, è il tè dei sogni ed è quello che si dice ti fa sentire il re di te stesso. Nasce il tè bianco da una bellissima leggenda, è una leggenda che salvifica per una popolazione che stava morendo di una pestilenza, e questo tè che viene trovato, questa gemma che viene trovata, perfetto, questa gemma che viene trovata ebbe la capacità di far ritrovare le persone la loro nobiltà d'animo, e si dice che guarirono non per il corpo, ma per lo spirito. E ritrovando la loro nobiltà d'animo, non ebbero più paura della carestia, non ebbero più paura della fame, bevendo il tè bianco. Ed è una storia molto bella, il Pai Mutan, che vuol dire peonia bianca, perché l'aspetto interiore dell'apertura di questa peonia nell'animo dava la sensazione di ritornare a essere nobili. Quindi bere il tè bianco di sera vi riporta a sentirvi nobili durante la notte, durante il momento in cui noi sogniamo. Io vi sto facendo passare, come si fa sempre con il tè, un biscottino insieme a l'oolong. L'oolong, non so se avete percepito delle differenze, il tè verde è molto più astringente e più amaro perché contiene molti antiossidanti. L'oolong lo percepite più morbido come sapore, perché ha anche la parte del nero e quindi a livello di sensazione è anche estremamente piacevole. Potete logicamente vicino all'oolong pasteggiare, mangiare più facilmente, perché non avrete residui di nessun tipo. Allora, io, a parte il tè, se non ci fossero domande, Max mi ha già dato il timing. Vi ringrazio. Sì. Va preso sempre senza nessuna aggiunta, miele o anche zucchero di canna? In teoria no. No. Poi a gusto vostro,
se sul tè nero potete fare quello che volete. su quello verde di solito no. Se volete aggiungere qualche cosa, aggiungete dei fiori, aggiungete una corteccia, aggiungete qualche cosa che vi collega in quel momento alla natura. Ma non so come dire, il tè nasce per collegarsi alla natura. Se voi ci mettete dentro, non so, dello zucchero, che è una lavorazione dell'uomo, allora vi volete collegare a un uomo, allora scegliete altro. Come dire, prego. Io ci sono, Max, eh? Grazie mille.